No, non l'accetto. Non accetto questa richiesta. Ragazzi, è passata più di una settimana dal secondo test di Push col Corvo. Perché sì, voi avete visto la prima parte con il Tobe Continua. Non ve la ricordate? Lì il drop, fail al momento delle mille coppe con Zaniere, eccetera. Ci abbiamo riprovato in un'altra streaming. Failata de brutto, due ore, ma forse anche di più, due ore e mezza di nulla cosmico. Non ci siamo riusciti, anzi l'abbiamo droppato addirittura a 900. Oggi ci riproviamo perché guardate che caspita di contenuto che vi porto. Se non lasciate almeno 7 like, non siete nessuno. Io addo il Mister Zaniere, lui sta a 983. Io ho Sandy a 731, mancano 19 coppe per portarlo a 750, 18.982 coppe, mancano 18 coppe per fare anche le 19.000. Se si allinea tutto è il video dell'anno, visti anche, diciamo, i precedenti, il caos, i drop, eccetera. Ci metteremo, credo, 3 ore per far combaciare tutto. Io vi chiedo un pollice nell'iscrizione, attivare la campanella, seguire tutto quanto l'episodio. Ovviamente nel negozio, nella parte a destra, qui dove sto io, se voi andate tutta a destra, c'è star codice Crax. Inseritelo, taggatemi nelle storie e se volete shoppatevi il Barry, il mascotte, che è veramente super sexy. Detto questo, la mappa è veramente sexy, il Corvo è buono, Sandy l'hanno depotenziato ma è comunque straforte. Io ci provo, se vola, raga. Please, Zaniere, non laggare. Ti prego, Zaniere, non laggare. Raga, io provo a fare il colpaccio. Ragazzi, provo a fare il colpaccio, non mi entrerà mai. Giuro non mi entrerà mai, ma se mi entra, infatti non... c'è sta Mr. Pingu, ragazzi, Mr. Pingu. È stato nerfato, quello che ve pare, ma è comunque strong, ragazzi, il Mr. Pingu. Ok, partita talmente difficilissima. Concentrati, perché qui tocca fare la storia, però è tosta. Anche uno zero coppe per iniziare va bene, sono contento, perché mi dà sicurezza. Ringrazio chi mi supporta, tra l'altro ve lo ricordo, primo link per fare abbonamento, potete farlo anche mentre ci sta l'episodio e credo che questo video sia in premiere, non lo so, voi supportate nel dubbio che io vi voglio bene. Occhio, e te pareva, bravo, maronna raga, mi è entrato un 1848 che fa malissimo, l'ho sentito ovunque. No, non mi sembra facile, ragazzi. Non mi sembra per niente facile. C'è qualcuno che se la spinna, che te vuoi spinna? No. Perché questo spawn malefico? Perché arriva il momento in cui non so più cosa fare? Potrei provarci, ragazzi, eh? Dovrebbe entrare il Triss sul Brock se si sbilancia. E la sblocca Crax! E la sblocca Crax! Acquista la fiducia necessaria per poter prendere... Ah, Jaggy, fermi. Fermi, raga. No. I Pingu no. Le Onda 9... Baby shark du-duru-du-duru. Baby shark du-duru-du-duru. Baby shark. Mommy shark du-duru-du-duru. Mommy Crax du-duru-du-duru. Mommy Crax. Sono morto tutto. Sono morto tutto. Si comincia bene, regà. Lo sharkino mi ha pushato, mi ha sfonnato. Taglio, ragazzi. Vabbè, è normale. Taglio. Però abbiamo fatto una cosa tattica. Zaniera ha problemi di connessione. Ha preso la carta stagnola e se l'è messa vicino al telefono. Vediamo se funziona. Magari gli crasha tutto quanto, vai in pappa il telefono. Ma se funziona, ragazzi, mettete la carta stagnola vicino al vostro wifi. Vediamo. Funziona, ragazzi. Fermi che funziona, è partito. Maronna, Crax. Crax l'aggiusta tutto, boys. Non dovete sottovalutare il piccolo Crax. Però tutto sta adesso nel fare le coppe, perché l'abbiamo recuperata. Ma Zaniere mancano 21 coppe per le 1000. E a me ne mancano, mi sembra, 17. Più o meno, 17, 15, 16 coppe. Mi sembra 16 per le 19.000. Quindi di sicuro vedremo le mie 19.000. Però certo, tutto sta nel schiacciare il team avversario e quel... Calmi tutto. Ho visto Jaggy spaccare tutto, ragazzi. Calmi, ragazzi. La stagnola annulla lo script? Cioè, mi state dicendo che la stagnola annulla lo script? Stiamo buggando il sistema, non ci credo. No, eh. Wait. Proviamo, ragazzi, a pushare la parte bassa. Io credo che Jaggy si possa tirare giù. No, andiamo su. No, prendiamoci le coppe serie, Zanie. Prendiamo... No, non famo scherzi, perché se poi andiamo a buttare una partita così per cose mistiche... Giuro, ragazzi, che non me lo perdono. E attenzione, perché il genio potrebbe anche grabbarmi, ragazzi. Ora siamo in una situazione abbastanza complicata. Infatti me ne vado sulla destra, sperando che nessuno mi abbia visto. Il genio dovrebbe andare giù. Io dovrei ammazzare il genio. Più 6 per lui, più 7 per me. Ma in qualche modo... Certo, però dipende tutto dal grab del genio, ragazzi. Se il genio grappa bene, diventa problematica la cosa. E io sto un po' a rischio. Più bello il grab sbagliato, attenzione. Ci sto a provare in tutti i modi.
Maronna mia, ma che cos'è la nuova comp della storia? Eugenio e Jackie, ma che stiamo a dire? Forse non è all'altezza della rosa appena uscita, perché quando uscì rosa distrusse completamente il gioco. Diciamolo ragazzi, rosa è stato il drop più OP della storia di Brawl Stars. Però anche Jackie, ragazzi, fidatevi che è tanta tanta roba. Guardate Zaniere come mette il pronto veloce, la stagnola funziona, andiamo. 9 coppe sono preciso a 19.000. Quindi se vinciamo ce la facciamo, ma dobbiamo comunque continuare a giocare perché a Zaniere mancano un sacco di coppe. Questa, se non erro, dovrebbe essere la terza partita. Di sicuro sotto non ci vado, raga, perché c'era un team vicinissimo al doppio spot. Quindi, ma contento di questa. Ok, te prego, buono, buono. Tra l'altro ho lasciato un pollicione, ragazzi, se volete la challenge del PSG sul canale. Ecco, tipo sto team, se sbagliano a fare il push, si potrebbe anche provare. Un team è già andato giù, meravigliosa questa cosa. Occhio, fight, corvo contro corvo. Io posso solamente provare a schiacciare Jesse nella parte alta. No, mi sono sbilanciato, devo tornare indietro. Stiamo attenti perché noi abbiamo il vantaggio di power up, Zan. Non cerchiamo di compromettere la nostra posizione di vantaggio. A te basta semplicemente indebolirli, caricare la ulti e poi magari li finiamo con molta calma. Ok, cerco di schiacciare il corvo verso l'alto, ma il corvo è intelligente, raga. Il corvo è intelligente. Qui parliamo di 1000 coppe, ragazzi. Non parliamo di mele, di pesche, quelle si parla al mercato, di quella roba lì. Raga, il corvo mi fa male. Non riesco proprio a fidare col corvo. Mi colpisce dalla distanza, devo essere bravo io a riprendere life senza andare giù, senza subire altre lame elettriche. Zaniere c'è, bravo Zan. Speriamo che gli altri si fedano tra di loro. Cioè, noi posso stare qui anche un'ora. L'importante è che rimaniamo così, belli carini e coccolosi. Ecco, tipo Jesse. Maronna ragazzi, siete vite, eh? Maronna ragazzi, fermi. Sotto, 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 perché sopra si stanno a schiantare. Ci ho provato a colpi penny a dar fastidio, eh. Gadget del corvo. Devo andare giù, ragazzi, devo andare giù. Zan è tuo! Zan è tuo! Rinasce Jesse. Adesso è difficile. Bravissimo Zaniere che jump, ragazzi! Non ci credo, ti prego! Fallo! Il jump della vita! L'ha fatto! Raga, avete visto la jumpata quando tocca farla? Grande Zaniere! Però questa è una maledizione. Ovviamente Jackie, ragazzi, onnipresente, vince tutte quante le partite. Ha rotto il sistema Jackie, la devono ovviamente nel fare. Ragazzi, più 7. È successo davvero. Grax vola più 7 grazie alla giampata de Zaniere. E che succede? Che mi serve un'altra partita. Sto a 18.998. Altro taglio. Mancano 2 partite per chiudere tutto. 2 seconde posizioni per chiudere tutto. 19.000 coppe, 750 Sandy e 1000 Zaniere. Però, ragazzi, carta stagnola messa, andiamo a giocare, cerchiamo di amplificare il nostro cervello. Grax gioca bene con la carta stagnola, mi sembra Naruto, ragazzi. Forza, ce la possiamo fare. Lo spawn è anche discreto, non male. Io vado subito a sinistra e guardate, raga, come riesco a prendere bene. Guardate che velocità di cervello. Mamma mia, ragazzi, la rapidità del cervello con la stagnola. Mi raccomando, se avete visto tutto quanto questo episodio, in chat, hashtag stagnola. Comunque, 2 power up sono pochi. E Grax, ti prego, cerca di giocare bene. Almeno la seconda posizione, ragazzi, serve. Ecco, il Mr. P già ci counter a palla e sarà una partita camper. Già lo vedo, ragazzi, camper. Ma anche in versione camper il cervello si deve attivare, no? Morta vai. Fermi. Questa è roba nostra, raga. Zanie deve essere roba nostra. Oh my gosh, l'ho fatto. Raga, grazie. Funziona, ragazzi. Funziona. Occhio se lo fate a casa. Mi raccomando, fatevi vedere dai vostri genitori, perché non si sa mai, raga, quello che combinate. Non vi mettete cose strane in testa. Ma sta funzionando. Quel push non l'avrei mai fatto senza la stagnola. Siamo ancora 5 team, quindi questo non è positivo. Però i 5 power up a testa si fanno sentire, giustamente, no? Sulla destra c'è Leon, credo di sì. Sulla sinistra c'è un altro team. Corvo uccide Viper. Ti prego, fa che la stagnola sia il segreto. Maronna, raga, danni di Carlo. Mr. P contro Mr. P. C'è un Leone invisibile. Io rimarrei safe al momento, in quanto Corvo potrebbe mettersi lo shield e pusharci.
se ha il gadget. Noi guardiamo, siamo privi entrambi di gadget. Io addirittura senza star power, stiamo cercando di pushare il nulla, ovvero mille coppe, tre, tutto. Sto cercando di pushare Marte, Giove, Saturno, Urano, Plutone, tutti quanti. Zero coppe perse per me. Zaniere perde qualcosa. Rinasce il partner. Purtroppo, raga, la partita è stata così. Ma anche in fase di camper bisogna mettercela tutta. Voglio... Sì, sì. Let's go flex. Let's go flex. Let's go flex, ragazzi. Solamente grazie alla stagnola. Ha funzionato, raga. Ragazzi, cioè, potete dire quello che vi pare. Potete dire quello che volete. Solo grazie alla stagnola, ragazzi. Più 9 io. Quindi vado a 749 sendi, 18.998 le coppe e 995 zaniere. Sembra tutto facile in video, ragazzi, sembra tutto regolare, ma questo è il settimo match point di oggi. 7 match point failati, 7, questo è il settimo. Il 7 è il numero massimo di ogni cosa, è il numero perfetto. Vedremo se si rivelerà un numero top. Io intanto questo lo voglio prendere. Siamo a 3 power up più 1-4, attenzione, interessante. Ci basta una seconda per chiudere tutto. Ma voglio fare un grande ringraziamento, ragazzi, a Pandino, che ha permesso i 7 match point, e a Romanino, che ha permesso la fuga nella puzza, che era in live, sicuramente lo saprà a cosa mi riferisco. I 5 power up sono buoni. Ti prego, stagnola, respingi tutte le scriptate del mondo. Via, out da questa camera, out da sta cucina, perché registro in cucina. Ve prego, giochiamo con calma. Ci abbiamo tutte le possibilità. Ci stanno le ombre strane in chat, ragazzi. Non mi chiedete perché. In chat, scusate, in mappa. Ma le ho notate solamente adesso che... Maronna, non ci credo. Cerotti attivi! E un brawler va giù. 4 team. Ok. E quello l'abbiamo messo lì. Ecco, se ci usce il team da 6 è un po' un controsenso. Io taglierei orizzontalmente. Se me lo permette... Chi è, raga, che spinna in quel modo? Fermi tutti! No, Jackie, no! No, Jackie, no! Perché Sandy ce l'ha con noi? Fatti gli affari tuoi, Sandy, Jackie, tutti quanti. Dobbiamo arrivare secondi. Pulito, chill al limone. Chi c'è di qua? C'ho paura anche di Jackie, perché se poi Jackie ci fa delle cose mistiche... Chi è morto là sotto, ragazzi? No! Sorry, 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 sorry. Qua l'ho sbagliata io, ragazzi. Al momento è una terza posizione. Ma qua serve un Miracle Blade, nel senso che il team a destra deve andare giù. Se non fossi morto, sarebbe stato più che possibile. Vado, vado, raga, vado. Sì! Sì! Su! Scusate la reazione, ragazzi. Ho fatto schifo nell'ultima partita, come ho fatto schifo in tutte e tre le giornate di streaming per Zaniere. Ne usciamo vincitori. 7,56, andiamo per gradi. 1000 quanto? 1003 per Zaniere. 19.005. Non ci posso credere, vi chiedo un like a questo punto. Chi ha visto il video sembrerà tutto facile, ma vi giuro non è stato assolutamente facile. Like, iscrivetevi alla campanella. Se volete qualche altro brawler 1000, minimo 170.000 like. Arrivando a 170.000 like, sicuramente ve lo porterò. Ma arrivato a 170.000 like, nel negozio, codice crack, se voglio veramente bene. Obiettivi completati. Un bacione dal vostro stagnola man di quartiere. E ringrazio Zaniere e tutti quelli che hanno partecipato a tutto sto disastro. Vi voglio bene, raga. Un bacio da crack. Oh my god, sto 3 metri sopra il cielo, vi giuro, ciao.